Logos Web Radio. Buongiorno e ben ritrovati su Logos Web Radio. Continua la nostra rassegna di interviste ai giornalisti minacciati ed oggi vi facciamo ascoltare la testimonianza di Agostino Pantano, giornalista di Calabria Ora per la redazione di Gioia Tauro, che ci ha raccontato così la sua esperienza. In realtà, diciamo, la minaccia più eclatante l'ho ricevuta a Gioia Tauro, che è la città dove ha sede la redazione del mio giornale Calabria Ora. In pratica è stato un danneggiamento di cui mi sono accorto in maniera anche strana, se vogliamo, perché la sera, finito di lavorare intorno alle 11, sono andato a prendere la macchina per tornare a casa e mi sono accorto di avere bucato una gomma. Lì per lì non ho fatto caso, anche perché era buio ed era tardi, mi sono preoccupato semplicemente di sostituire questa gomma e ho messo la gomma bucata ovviamente nel cofano con l'intento di diciamo farla aggiustare l'indomani. In effetti dopo due giorni, perché poi tra mille problemi non sono andato subito a far riparare la gomma, mi sono accorto quando sono andato dal gommista che la ruota presentava diciamo segni inequivocabili diciamo di questo danneggiamento, ovvero un punteruolo e una vite che erano rimaste dentro il copertone. Immediatamente sono andato a denunciare questo fatto al commissariato di polizia di Gioia Tauro e quindi in qualche modo poi sono state fatte delle indagini su questo fatto. Questo è il più eclatante. Prima di questo fatto qualcuno aveva messo sul parabrezza dell'auto diciamo della mia famiglia una busta contenente una testa di pesce e quindi in qualche modo l'avevamo considerato il segnale diciamo di come dire un primo avvertimento per cercare di creare un po' di terrorismo anche all'interno della mia famiglia. Quindi, come purtroppo spesso accade quando si tratta di criminalità organizzata, è stata presa di mira anche la famiglia e noi gli abbiamo voluto chiedere in che modo è possibile gestire in una situazione come questa non soltanto la paura per se stessi ma anche quella per i propri familiari. Sostengo sempre che noi che facciamo questo mestiere in qualche modo mettiamo in preventivo, no, di poter scrivere delle cose che danno fastidio, quindi in qualche modo gestiamo appunto la paura perché sono rischi che corriamo quotidianamente. Quando poi si sceglie di colpire anche la cerchia dei familiari, poi a quel punto c'è il tentativo di rassicurare, no, da parte nostra i familiari, di far capire che comunque andremo avanti ugualmente, cose che io ho fatto, che ripeto, guai se un giornalista si dovesse fermare perché le cose che scrive sono reputate diciamo cose che danno fastidio, perché altrimenti si perde l'importanza del nostro lavoro, si perde anche se vogliamo anche il senso anche etico, no, di continuare a raccontare. Quindi da parte mia nessuna autocensura, anzi la voglia anche di continuare, la voglia di continuare a scrivere anche su quegli argomenti che in quel momento potevano dare fastidio, avendo sempre comunque, devo dire, anche la solidarietà dei lettori. Io ho ricevuto molti attestati di vicinanza, anche da persone che non pensavo minimamente, no, potessero essere preoccupate diciamo di quell'azione, persone che evidentemente hanno a cuore la libertà di informazione e il diritto di cronaca. Infine, proprio partendo dalla considerazione del problema come un problema tutto italiano e non esclusivamente dei territori d'origine delle mafie, perché sappiamo che il sud è soltanto l'epicentro di un qualcosa che si dirama molto oltre, gli abbiamo voluto chiedere quali secondo lui gli elementi principali a supporto dei giornalisti e dell'informazione in generale. L'argomento è capire se in Calabria, ma io dico in generale anche in Italia, in tutto il mondo, se
questo mestiere che facciamo deve essere inteso come un mestiere che racconta i fatti così come avvengono, senza enfatizzare, senza creare eroi, oppure se questo nostro lavoro si deve limitare soltanto a scrivere le cose così come avvengono in superficie perché magari a qualcuno fa comodo. Ecco, quindi il grande interrogativo è se la stampa può rimanere libera, può rimanere, come io penso, e continuare a fare azioni di contropotere, oppure se bisogna imbavagliarla attraverso le leggi che ad esempio questo governo sta proponendo sulle intercettazioni, oppure se dobbiamo pensare che la nostra professione si debba limitare soltanto a fare una sterile comunicazione dei fatti. Secondo me il nostro mestiere serve soprattutto a problematizzare le vicende, soprattutto in zone calde come le nostre, dove esiste un problema preoccupante che è quello della crescita enorme del connubio tra mafia e politica, e quindi avere come dire, la solidarietà dei colleghi può far piacere, ma l'idea è quello di, il bisogno anzi, è quello di fare in modo che questa solidarietà si tramuti anche in fatti, in norme concrete che non espongano i giornalisti in qualche modo ad essere segnalati dall'opinione pubblica come coloro che in qualche modo danno fastidio. Ecco, quindi se tutela dei giornalisti ci deve essere, deve essere concreta nelle norme, non per le persone che vengono colpite, ma in generale per la funzione etica e sociale di questo lavoro, penso. Guai a lasciare soli i giornalisti colpiti, guai a far ritenere loro che basti solo la solidarietà formale. Ecco, ci vuole un'analisi, una riflessione completa di tutta la categoria, ci vuole anche una battaglia per fare in modo che alcune leggi che promuovono bavagli non passino, e ovviamente strutture, organismi, organizzazioni interne a questa professione sono fatti, sono momenti che certamente aiutano ad andare avanti. Di nuovo grazie ad Agostino Pantano per essere stato con noi. Ricordate, al 27 e al 29 novembre è Politicamente Scorretto alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno. Per ulteriori informazioni www.politicamentescorretto.org. Un saluto da Giusy Bullo per Blogos Web Radio www.iblogos.it.